intersecano il nostro progetto di ricerca, la questione dell'immersività, degli ambienti immersivi, e siamo veramente molto contenti, Paolo, di averti qui oggi per parlare di questi temi e degli altri, delle altre questioni che tu vorrai intrecciare con questa. Il nostro moderatore oggi è Pietro Conte, al quale lascio subito la parola così che possa presentarci Paolo D'Angelo. Grazie Pietro, grazie Paolo e grazie a tutti voi che siete qui intervenuti oggi. Sì, grazie a voi. Dunque, professor D'Angelo, tutti credo lo conosciamo, è ormai da una ventina d'anni, credo, professore ordinario a Roma 3, dove è stato anche per alcuni anni direttore di dipartimento. È stato per vari anni il vicepresidente della Società Italiana di Estetica e credo, professore, è stato rappresentante per l'area 11 al CUN, credo abbia finito da poco. Da due mesi, fortunatamente. Per gli ultimi 4 anni. Ecco, le ricerche del professor D'Angelo spaziano davvero dalla storia dell'estetica, con particolare riferimento all'estetica hegeliana, ma anche all'estetica del romanticismo, all'estetica del paesaggio, dall'estetica italiana del Novecento all'estetica invece di stampo analitico. E questa ampiezza tematica testimonia, prima ancora che della capacità, direi della volontà del professor D'Angelo di confrontarsi criticamente anche, spesso, con paradigmi disciplinari anche molto diversi. E di questa volontà è esempio il libro che oggi andiamo a discutere, che ha in copertina questo dipinto di Courbet, che a me ricorda inquietantemente Francesco Restuccia qui presente. Ciao Francesco. Dunque, professore, penso di non poter essere smentito se dico, presentando questo libro, che è un libro coraggioso, probabilmente divisivo, che tocca temi senza paura di confrontarsi con neuroestetica, scienze cognitive, con alcuni recenti paradigmi come quello dell'immersività e della realtà virtuale, se possiamo parlare di paradigmi, e soprattutto con questo emotional turn, questa ennesima svolta, questo ennesimo turn contro cui lei prende posizione. Non anticipo altro, le lascio la parola e grazie di essere qui con noi. Bene, io ringrazio tutti voi, appunto non potevo sperare di avere un uditorio più competente, quindi mi scuso soltanto perché ovviamente non sapendo che tipo di uditorio avrei avuto nel complesso, ci sarà una prima parte del mio intervento in cui riassumo alcune posizioni che a molti di voi sembreranno ben note e banali. Però ho cercato nell'ultima parte, nella seconda parte della conversazione, che comunque in generale cercherò di mantenere in termini piuttosto brevi per permettere soprattutto la discussione, nella seconda parte cercherò di andare invece molto per tesi e per, diciamo così, prese di posizione in modo che sia chiara qual è la materia in discussione e quindi sceglierò soltanto di approfondire alcuni aspetti. Vado subito a iniziare per non perdere tempo e non sottrarre tempo alla discussione e voglio dire subito che il mio è un tipico intervento da vecchio professore, non solo per questioni anagrafiche ovviamente, ma per un atteggiamento psicologico. Cioè il libro stiamo discutendo è nato inizialmente soprattutto da un confronto col tempo passato, che a me sempre, insomma, alle persone della mia generazione colpisce, credo, in modo particolare, indipendentemente dalla posizione che prendiamo. Perché? Perché quando io ho cominciato a interessarmi di arte, di letteratura, di cinema, parlare di emozioni era considerato una cosa poco fine, qualcosa che non si faceva, qualcosa che era riservato al
ai meno attrezzati, ai meno colti. Vado subito a condividere lo schermo. Era un atteggiamento che era riservato ai piani bassi sostanzialmente della, della critica letteraria e artistica in generale. Io però dovrei anche riuscire a far avanzare le slide, ecco, vabbè, questo è il libro, eccetera. Perché accadeva questo? Ma perché ormai lo possiamo, lo sappiamo tutti, negli anni 70 e 80 e in parte ancora negli anni 90, prevalevano degli approcci freddi, approcci strutturali, approcci formali, approcci semiotici, prevaleva un'attenzione tutta concentrata sull'oggetto artistico e quindi guai a parlare dell'autore, guai a parlare del fruitore, almeno fino a alla svolta poi che arriverà con l'estetica della ricezione e altre cose. Il paradigma era un paradigma linguistico, quindi un paradigma ben lontano dalla, diciamo così, immediatezza della comunicazione emotiva. Le arti erano sostanzialmente dei codici. Uno dei testi sacri risaliva a anni precedenti, ma era molto molto citato e molto apprezzato, ed era il lavoro di Winstead Bursley sulla fallacia affettiva, che potremmo dire tranquillamente fallacia emozionale. Guai a parlare di emozioni, anzi ci sono dei passi che sembrano quasi prevedere, perché si dice guai a pensare ai brividi, ai pizzicorii che possono, alle eccitazioni motorie che ci possono venire di fronte all'opera d'arte. Naturalmente c'era un tramite, perché avevano in mente uno psicologo degli anni 30, Cannon, però diciamo che di fatto allora nessuno parlava di pizzicorii o di brividi lungo la schiena, e invece poi questo sarebbe accaduto. Naturalmente questo era un atteggiamento ubiquo, perché pensate alla gamma di ascolti previsti descritti da Adorno nella sociologia della musica. Al fondo, ma proprio al fondo della gerarchia, c'era l'ascoltatore emotivo, quello che piange quando sente Tchaikovsky. Ci fosse proprio una chiusura nei confronti delle emozioni è dimostrato dal fatto che perfino chi, almeno professionalmente, potremmo pensare si doveva occupare di emozioni, cioè i psicologi dell'arte, in realtà se ne occupavano molto poco, e se prendete i libri di Gombrich e di Arnheim vedete che le emozioni parlano proprio il minimo indispensabile. Adesso, a partire dagli anni 90, dalla fine dall'ultimo decennio del Novecento, la situazione ha cominciato a cambiare. È cambiata innanzitutto per gli orientamenti sul fruitore. L'estetica della ricezione, per esempio, ha riflettuto su argomenti che prima erano del tutto trascurati, per esempio l'identificazione. Che vuol dire identificarsi con un personaggio? In che senso l'identificazione è necessaria o contribuisce a far vivere delle emozioni? Poi è venuto il libro, in questo senso veramente spartiacque, The Power of Image di Friedberg, che ha completamente rovesciato il paradigma, mettendo in primo piano gli effetti emotivi delle arti figurative contro la sterilizzazione estetica, l'atteggiamento dei critici, eccetera. Nel cinema è successo qualcosa del genere, perché a partire da Murray Smith, Engaging Characters, Fiction, Emotion and the Cinema del 1995, è stato poi un dilagare di libri sulle passioni, sulle emozioni, con i libri di Brantinga, e da noi una sorta di bilancio di questo è già nelle teorie del cinema contemporaneo di Daloia e Eugeni. Nella musica
è accaduto qualcosa di simile. Se prendete l'Handbook of Music and Emotion, che non a caso appare nel 2011, trovate una enorme quantità di bibliografia. Insomma, come è già stato detto da Conte quando mi ha presentato, il movimento è chiaro, dall'affective fallacy all'emotional turn. Ma questo non ha riguardato solo la teoria, ha riguardato in qualche modo anche le arti. Qui vado un po' veloce perché sicuramente sono cose che conoscete molto bene, ma nella pratica artistica l'immersività e l'emulazione hanno finito per soppiantare in qualche modo i due concetti classici del distanziamento e della catarsi. Nel libro parto dalla celebre installazione di Ignarri, Tu carne e arena, non sto lì a spiegare troppo perché voi queste cose le conoscete e magari l'avete anche vista a Milano o a Cannes, ma che cosa mi interessa? Non voglio insistere troppo, non vi racconto queste cose, cioè che si entra, che si levano le scarpe, che si mettono i piedi nella sabbia fredda, che ci sono le foto elettriche che vi sparano negli occhi. Vado al nocciolo. Nelle ambizioni di Ignarritu, questa installazione dovrebbe farvi provare, non capire, ma provare what's like to be a refugee, cioè cosa si prova ad essere un migrante. E poi naturalmente il contorno di liberatorie su malori e vertigini. Qual è il punto, secondo me, importante? Non è naturalmente la presa di posizione politica, che è largamente condivisibile, è il fatto che essenzialmente quelle che prova non dico lo spettatore, perché naturalmente non è uno spettatore, il fruitore di questa installazione, sono sensazioni spiacevoli, luci violente, rumori assordanti, sensazione di freddo, sensazione di vento. Probabilmente prova anche qualcosa di simile alla paura e al dolore, che sono risposte semiautomatiche. Credo che sia piuttosto evidente che non può provare, nonostante quello che hanno scritto molti interpreti, quelle emozioni più complesse che probabilmente costituiscono la vera esperienza drammatica del migrante. L'umiliazione, la preoccupazione. Perché mi dovrei preoccupare? Io so che dopo 10 minuti è tutto finito. Il migrante non sa quando ne esce. Apprensione, perché magari sono entrato da solo, il migrante magari ha i figli o la famiglia che stanno transitando insieme a lui e li ha persi di vista. La nostalgia. Tutti elementi che fanno parte intrinsecamente e profondamente dell'esperienza del migrante, che vengono sostituiti da queste emozioni superficiali, immediate ma superficiali. Allora, questo ci porta a chiederci almeno due cose e a cominciare a fare dei distinguo. Quali emozioni e quali arti? Quali emozioni e quali vengono veicolate prevalentemente in certi tipi di esperienze e che cosa significa veicolare emozioni attraverso arti diverse, il cinema, le arti figurative, la musica, il teatro. Lascio da parte la questione dell'opera letteraria, non solo perché c'è Michele Cometa che mi sta ascoltando, ma anche perché è un tema che non tocco nel libro, spero di potermene occupare in futuro, perché credo che qui il contesto sia profondamente diverso. Allora, la prima cosa che noterei è che un eccitamento immediato di emozioni è possibile per quelle emozioni che sostanzialmente la psicologia contemporanea indica come affect programs, cioè come, o se volete, come emozioni di base.
queste emozioni, che qui io le illustravo in modo un po' didascalico per un pubblico non di esperti e quindi salto, però sono emozioni sostanzialmente incapsulate, come sapete, cioè non reagiscono reagiscono molto parzialmente a aspetti cognitivi. Quindi se qualcuno mi urla alle spalle nel buio, anche se so che non ho nulla da temere, perché magari siamo io e un amico, salto per aria lo stesso, perché è un modulo, è appunto un programma. C'è una grossa differenza fra provocare emozioni di base, cosa piuttosto semplice, specialmente in certe arti, probabilmente non nelle arti figurative, ma sicuramente nel cinema, mentre è molto più difficile capire come si suscitano, come si vivono, anzi, suscitare è già un termine un po' ambiguo, cioè emozioni complesse, emozioni sociali, emozioni come dire, come l'imbarazzo, la vergogna, l'invidia, la nostalgia, l'orgoglio, il rimorso, hanno delle caratteristiche molto diverse e risulta indubbiamente molto molto difficile immaginare che possano essere provocate o vissute, dopo vediamo questa differenza, nello spettatore o nel fruitore in mancanza di elementi cognitivi. Una soluzione molto banale potrebbe essere quella di distinguere fra causare un'emozione e rappresentare un'emozione. Qui la vecchia estetica avrebbe detto sicuramente l'arte non deve causare emozioni, deve rappresentare. No, è la posizione classica non solo di vecchi teorici dell'estetica come Croce, per esempio, o Collingwood, ma in sostanza è anche la posizione di Goodman. Goodman dice nelle arti le emozioni funzionano cognitivamente. Naturalmente questa dicotomia è troppo semplice perché da un lato ci sono emozioni che vengono, arti che causano emozioni senza rappresentarle, il caso della musica è evidente, e ci sono emozioni che vengono rappresentate, ma vengono comunque anche attivate, vissute attraverso un processo identificativo, un processo di identificazione. E ci sono anche delle emozioni scusate, che non dipendono da ciò che è rappresentato, ma soltanto da quello che sappiamo. Pensate al caso della suspense cognitiva. Ora, indubbiamente l'applicazione della scoperta dei neuroni specchio alle arti figurative ha potentemente contribuito a mettere le emozioni al centro della teoria. Io mi concentrerò soprattutto su questa parte perché, scusate, le riflessioni, per esempio, sull'estetica analitica e sul modo in cui l'estetica analitica ha recuperato gli elementi emozionali sono probabilmente meno oggetto di discussione. Direi che certamente la scoperta dei neuroni specchio e la sua applicazione alle arti figurative ha contribuito moltissimo a mettere le emozioni al centro della teoria. Guardate la Goya, i fucilati del 3 maggio, guardate soprattutto queste figure che attendono di andare davanti al plotone di esecuzione e che si coprono gli occhi e si curvano. Viene subito in mente, anche perché è lui che lo cita, quello che dice Friedberg quando dice che bisogna andare dalla contemplazione all'emozione e bisogna andare oltre i presupposti culturalistici. Ma Friedberg è andato proprio in cerca poi di una base neurologica, neurobiologica, le sue posizioni, questo è chiarissimo per esempio nelle prefazioni che ha scritto successivamente alle varie traduzioni di The Power of Images,
E in empatia, movimento ed emozione, per esempio, scrive proprio in riferimento al dipinto di Goya: ci chiudiamo a riccio nel terrore, stringiamo le mani saldandole forte l'una all'altra di fronte a noi, ci copiamo gli occhi come se avessimo paura o soffrissimo, proprio come fanno tutti questi personaggi. Ora, mi permetto di notare che in riferimento all'arte figurativa, alla pittura, questa descrizione appare lievemente esagerata, perché nessuno vede scene del genere in un museo. Se un dipinto ci disturba, semplicemente non ci fermiamo a guardarlo e procediamo oltre. Però notate che, per esempio, questa descrizione, che è sicuramente esasperata per quanto riguarda l'opera d'arte figurativa, non è affatto eccessiva se pensiamo, per esempio, alle reazioni di fronte a certi prodotti cinematografici. Probabilmente questo tipo di reazione al cinema è sicuramente possibile. Però a me quello che interessa è capire che tipo di idea dell'arte sta dietro questo tipo di valutazioni. Nel testo di Lucignani e Pinotti si dice una cosa sacrosanta, cioè che senza un'opportuna teoria dell'arte non si darebbe alcuna neuroestetica. E quale idea di arte c'è dietro? Beh, quello che colpisce innanzitutto è il disclaimer che introduce queste riflessioni. Mettiamo tra parentesi la dimensione estetica delle opere d'arte. Non solo, ma questo disclaimer non corrisponde a quello che poi viene fatto in queste in questi testi. Perché accanto all'idea che non parliamo della dimensione estetica, ci trovate affermazioni come questa: un livello basilare della reazione alle immagini che diventa essenziale per ogni comprensione della loro efficacia in quanto arte, è esattamente qualcosa che si trova nello stesso testo che all'inizio dice che non ci si occupa della dimensione estetica. Oppure questa affermazione di Gallese e Friedberg: nessun giudizio estetico è possibile senza una considerazione dei meccanismi a specchio, come se i meccanismi a specchio fossero la condizione essenziale di tutte le produzioni artistiche. Laddove il disclaimer iniziale ha evidentemente una funzione teoricamente molto chiara, perché para l'obiezione elementare che questo tipo di reazioni è esattamente provocato da immagini non artistiche e soprattutto da non immagini, cioè da esperienze di questo tipo compiute al di fuori di qualsiasi mediazione artistica. Guardate un altro dei testi pittorici chiave, è la famosa Incredulità di San Tommaso di Caravaggio a Potsdam. Se guardate come la descrive Friedberg, dice innanzitutto dice questa cosa: la vista di un'altra persona che viene toccata attiva automaticamente il network corticale delle aree che sono normalmente coinvolte nell'esperienza dell'essere toccati, il che è vero. Poi però dice: sentiamo il nostro dito frugare dentro quella spaventosa ferita. E qui ci sono già due cose che non funzionano. Uno, perché non è affatto vero che la proiezione, diciamo così, neurale ci dia una sensazione collegata, per esempio, al frugare. A me personalmente il dipinto di Caravaggio, se ha una reazione a livello fisico-neurologico, me la dà nel senso che sento qualcosa al costato. E lo stesso Friedberg dice che misteriosamente ci si può identificare, come se fosse la stessa cosa, con i torturatori o con i torturati, il che peraltro è anche vero, ma dal punto di vista dell'interpretazione dell'opera d'arte o del dipinto, certamente qualche problema lo pone. Ma non solo, notate, e questo che ci interessa di più, non è affatto vero che quella ferita è spaventosa e non è affatto vero che Cristo soffre. Cristo non soffre affatto, innanzitutto perché è figlio di Dio e poi perché la ferita gliel'hanno fatta molto tempo prima.
il suo atteggiamento lo vedete chiaramente, è un atteggiamento di condiscendenza, addirittura prende la mano di Tommaso e dice, ecco, tocca, guarda, no? La ferita non è una ferita spaventosa, guardatela, è una ferita, sembrerebbe una ferita chirurgica, no? È una ferita con i lembi netti, fatta più che da una punta di lancia, da un bisturi, e non sanguina, non è rossa, non ha nessuna di queste caratteristiche. Quindi, ma guardate anche i personaggi, non trovate nessuna delle reazioni emotive che vengono indicate. Tommaso è fisso in una specie di stolida incredulità o sospetto. Gli altri due sono curiosi, non sono affatto mossi da questa esperienza, sono due discepoli che guardano con una certa curiosità, una certa apprensione quello che sta succedendo. Non c'è nulla di drammatico, ma non solo non c'è nulla di drammatico, ma questo tipo di rappresentazione in altri artisti del nostro, per esempio del nostro Rinascimento, toglie completamente ogni drammaticità. Guardate Cimara Conegliano, o guardate Rubens, qui c'è un altro elemento che è un elemento strettamente culturale, perché la ferita non viene toccata, no? Sapete che c'è una certa differenza tra la tradizione nei paesi protestanti e nei paesi cattolici, c'è un bel libro su questo. Però al di là di questo, come vedete, non c'è nessuna drammaticità. Questo perché? Perché dietro questa sopravvalutazione dell'elemento emotivo, che naturalmente c'è nell'arte, per carità, nessuno si sogna di dire che non ci siano le emozioni nell'arte, però c'è un'idea fortemente condizionata culturalmente, che è un'idea sostanzialmente anticlassica, cioè è un'idea del tutto impensabile prima di una VAG che riabilita gli elementi della forte emozionalità. L'ideale classico dell'arte è completamente opposto a tutto ciò, e andate a interpretare la scultura greca classica con queste categorie. È chiaro che l'estrema emotività per molto tempo si è collocata agli estremi dell'arte, no? Certamente il compianto di Cristo morto di Niccolò dell'Arca è fortemente emotivo e ha un forte impatto in questo senso, ma non a caso si tratta di una tradizione artistica del tutto marginale rispetto alle grandi correnti. E guardate, ovviamente, certo, è facile parlare di emotività o di emozioni fisiche di fronte alla crocifissione di Colmar, di Grunewald, ma fate la stessa cosa con questa costruzione di assoluta tranquillità e compostezza che è la crocifissione Gavare di Raffaello. L'idea che un'opera d'arte sia tanto più bella quanto più produce emozione è del tutto contraddetta da esperienze che ci dicono esattamente il contrario, cioè spesso l'emozione violenta o il riflesso corporeo è caratteristico delle forme più basse della propaganda attraverso le immagini, oppure semplicemente di forme artistiche popolari. Se accetto questo modo di pensare l'arte, diventa del tutto impossibile pensare ai processi di distanziamento, decoupling che mettiamo in atto quando osserviamo non un fatto reale ma un'opera d'arte. Qualcuno potrebbe dire sì, ma è proprio questo che Friedberg contesta. Sì, ma non per esempio Gallese, che parla, come vedremo, e sarà poi la point finale del mio discorso, che parla per esempio di simulazione incarnata liberata. Non solo, ma tutto questo discorso sembra prescindere da un fatto molto, molto comune, che fa parte della vita stessa delle emozioni, che è il processo di regolazione delle emozioni. Tutte le emozioni si regolano, tranne
nello stadio iniziale le emozioni di base, ma diciamo un processo di regolazione delle emozioni è qualcosa che avviene comunque sia nella vita reale sia a maggior ragione nel caso delle arti. Ecco, guardate per esempio queste mani adunche di un negro, è il caso di usare questa parola in questo caso naturalmente perché è un manifesto di propaganda di guerra. Certo, queste mani adunque io le sento bene ed è un esempio tipico di, come dire, di effetto immediato dell'immagine, ma è al servizio non solo di un'ideologia perversa, ma anche, come vedete, di un testo figurativo di qualità deprecabile, oppure giusto per dare a tutte e due i versanti un colpo, guardate non solo ovviamente il corpo scimmiesco, ma anche la smorfia del viso di questo bestione che dovrebbe incarnare niente meno che la Kultur tedesca. Allora, dicevo, volevo concludere per poter poi lasciare molto spazio alle vostre osservazioni, vorrei concludere sollevando tre problemi, innanzitutto. Primo problema, il problema della interpretazione dell'arte astratta, che come sapete è uno dei cavalli di battaglia di queste tendenze, che però crea subito una questione, cioè cosa succede quando non c'è un gesto rappresentato, intendo dire, o un'espressione con la quale identificarsi? Beh, qui la risposta, come sapete, è non abbiamo un'identificazione con le persone o con gli atti rappresentati, ma abbiamo un'identificazione con i gesti necessari a produrre l'opera. Citazione, la nostra proposta è che i gesti compiuti dall'artista durante la produzione dell'opera inducono il coinvolgimento empatico dell'osservatore. In un paesaggio percepiamo la violenza del vento attraverso i violenti colpi di pennello lasciati dall'artista. Tutto comprensibile e credibile, salvo alcune cose. Primo, questo tipo di affermazioni è un po' facile farle sulla pittura di Franz Klein, perché Franz Klein è diventato noto in arte per la poetica del gesto. Non solo, ma quest'idea che la violenza della pennellata trasmette la violenza del vento, beh, capite bene che in un pittore prima di Van Gogh, o forse di Magnasco, era una cosa del tutto impensabile. Allora, stranamente, abbiamo scoperto il gesto e abbiamo scoperto che si può interpretare l'emotività dell'astratto attraverso il gesto soltanto sulla base, evidentemente, di una poetica storica. Ma le cose non finiscono qua, perché andate a scoprire il gesto che sta dietro un Cretto di Burri. Ma io ho visto foto di Burri con la fiamma ossidrica che fa i cellotex e fa i sacchi, ma francamente ignoro come facesse i cretti. Ignoro perfino se ci sia un gesto dietro a un cretto o se non sia un processo naturale della materia che asciugandosi forma una specie di grande crachelé, no? Non solo, ma poi curiosamente questi gesti hanno rilevanza soltanto nelle arti dove tutti sanno quali sono i gesti. Certo, se vedo un taglio di Fontana, anche se non ho mai visto Fontana usare un taglierino per tagliare la tela, posso intuire che l'abbia tagliata con la mano e con la tela. Ma per esempio pensate alla scultura. La scultura, una persona esperta di scultura vede in molte sculture classiche, non classiche, moderne, antiche, delle tracce di gesti che al fruitore, che non è un esperto di scultura, passano del tutto inosservate. Nessuno immagina come Michelangelo ha fatto il tondo Pitti. Eppure nel tondo Pitti si vedono chiaramente i segni della gradina, ma quante persone
hanno la percezione del fatto che Michelangelo ha usato la gradina, o che Bernini ha usato il trapano, o che quell'altro ha usato lo scalpello, o che quell'altro ha usato un levigatore. Basta uscire dalle arti più note e popolari, come può essere certa arte astratta, familiare anche a persone che non sono propriamente degli esperti d'arte, per vedere che questo discorso del gesto fa acqua da tutte le parti. Ancora, il problema delle emozioni negative. Guardate, il problema delle emozioni negative è molto semplice. Cioè, non è il solito problema che c'è da Aristotele in giù, cioè come mai ci piacciono nell'opera d'arte quelle emozioni che nella vita quotidiana hanno una valenza prevalentemente negativa, no? Paura, angoscia, dolore, disgusto, terrore. Il problema non è questo, questo è il problema classico delle emozioni negative. Il problema è che attraverso l'embodied simulation io posso spiegare perché provo disgusto, posso spiegare perché provo terrore, posso spiegare perché provo dolore, ma perché io apprezzi il dolore rappresentato nell'arte o il disgusto rappresentato nell'arte, mentre invece se vedo una persona che vomita per strada, il disgusto rimane disgusto, questo nessuna embodied simulation può essere in grado di spiegarlo. Quindi il problema delle emozioni negative è un problema perfettamente aperto. Possiamo capire come si causano certe emozioni negative, ma questo non ci aiuta a capire perché queste emozioni negative, specialmente se si insiste sul fatto che le emozioni vissute attraverso l'arte sono vissute attraverso gli stessi meccanismi neurali con i quali viviamo le emozioni nella vita reale, non riusciamo assolutamente a capire perché. E vengo all'ultimo punto chiave, punto che a me sembra molto importante. Come sapete, Vittorio Gallese, a partire dagli anni 10 del 2000, del secondo millennio, ha cominciato a parlare di liberated embodied simulation, cioè di una simulazione incarnata liberata. Liberata da che? Beh, liberata proprio da quella immediatezza, da quella aderenza al fardello di modellare la nostra esperienza effettiva nell'arte, che a me continua a sembrare esattamente il contrario dell'embodied simulation, cioè guardare all'arte da una distanza di sicurezza dalla quale la nostra apertura al mondo è incrementata. E apprezzare l'arte significa lasciare indietro il mondo per poterlo afferrare meglio. Guardate, sono cose che a me personalmente vanno benissimo, e vanno benissimo a una lunga tradizione estetica, dal disinteresse all'entlastung, alla distanza psichica, chiamatela come volete. Però fanno a pugni con l'idea dell'embodied simulation, cioè non si capisce come dall'embodied simulation si possa, che è un meccanismo immediato, non controllabile, immersivo, continuista, perché non c'è possibilità di distaccarsene, si passa poi a quello che è esattamente la visione tradizionale, più tradizionale possibile dell'esperienza artistica, un'esperienza vissuta con distanza, con decoupling, addirittura insularità della nostra esperienza estetica, che è peggio che Kant, insomma, siamo proprio a dire che l'esperienza estetica è un'isola, no? Mi chiedo come Friedberg potrebbe condividere delle affermazioni di questo genere dopo aver speso tutta la sua vita a dire che era roba che andava buttata a mare. Ma non solo, prima c'è un punto che a mio parere è ancora più rilevante, cioè l'embodied simulation è una risultanza sperimentale. Sappiamo che ci sono degli esperimenti che dimostrano che ci sono dei neuroni che si attivano anche quando vedo il gesto, anche quando vedo il movimento e non quando lo faccio, eccetera. Tutto questo è perfettamente documentato, è accettato da una larghissima parte della psicologia contemporanea.
Ma l'embodied simulation non è un costrutto sperimentale, non c'è una parola negli scritti di Gallese in cui si dica che ci sono degli esperimenti che attestano la presenza dell'embodied simulation. Allora, se tutto questo discorso deve finire per ribaltare tutto quello che si è detto, cioè immersione, contiguità, automatismo, nel suo contrario, cioè distacco, controllo, distanza, insularità, allora uno si chiede, ma ne valeva la pena di tutta questa costruzione? Finisco perché ho voluto provocare forse anche più del dovuto. Eccoci. Dunque, grazie mille nel nostro scambio di mail avevo chiesto esattamente questo, cioè di essere ancora più radicale del suo libro in modo da provocare una discussione franca e aperta. Tra l'altro vedo qui collegati, e credo mi fa molto piacere, alcuni delle persone con cui si è confrontato nel suo libro, Ruggero Eugeni, Enrico Carocci, Aloia, insomma, dovrebbe essere una discussione accesa. Apro io le danze ricordando a tutti che abbiamo tempo fino alle 7:20, 7:30 massimo, anche perché alcuni degli organizzatori li vedo in università, UNIMI, e quindi resterebbero blindati dentro per tutta la notte. E quindi sarò anch'io molto, molto rapido. Ecco, professore, quando lei parla nel suo libro, uno dei concetti fondamentali e che agita anche la riflessione del gruppo Anaicon è quello di cornice, di incorniciamento. Lei utilizza il concetto di framing, parlando di un framing effect, e dicendo che, leggo per essere meno traditore, che è indubitabile che nel caso delle emozioni finzionali sia presente un framing effect, cioè una consapevolezza di fondo di avere di fronte personaggi ed eventi non reali. Ciò significa che anche quando i riflessi fisiologici dell'emozione sono i medesimi, scatta comunque un'interdizione alle risposte pratiche che metteremo in atto nella vita reale. Quindi certo, possiamo urlare, tenerci al bracciolo, al cinema, di fronte a un film dell'orrore, però comunque sia c'è una sorta di depotenziamento che è dato da questo framing effect. La mia domanda è se può approfondire questo concetto e, seconda, un po' più provocatoria, la sua introduzione parte da Carnegie Arena, da una critica a Carnegie Arena, critica evidente già nel titolo che ha dato a questa introduzione, che non è Carnegie Arena ma Sangue e Arena, in riferimento al film super sentimentale con Tyrone Power e Rita Hayworth, Sangue e Arena, quindi associando Carnegie Arena e a Sangue e Arena. Qui sono presenti alcuni, tra cui ovviamente Andrea, il professor D'Aloia, che hanno criticato, pur apprezzandola, l'installazione Carnegie Arena. Mi chiedo però, Carnegie Arena è pieno di effetti di framing, a partire dalla Fondazione Prada o da altri luoghi in cui è stato installato, a partire da alcuni passaggi a cui lei non ha fatto riferimento, per esempio, in cui sembra più che un'immersione che ci sia un effetto di emersione. A un certo punto non ti trovi più nei panni dei migranti o nei panni comunque lì in mezzo alla scena, ma diventi spettatore di un breve filmato che ha un fortissimo, almeno a me, ha generato un fortissimo effetto emersivo e non immersivo. Ecco, come si concilia questa cosa di un framing effect e di una critica tanto serrata a Carnegie Arena, che per certi aspetti naturalmente io, non solo io, condivido? Grazie. Vi potete prenotare in chat, ovviamente, per le domande. Rispondo subito. L'effetto framing, su che cosa si basa? Beh, ci sono molti studi di scienze cognitive che confermano che non c'è praticamente mai, se non in casi tipicamente patologici o di situazioni di alterazione psichica, una completa rimozione del fatto che sto assistendo a una finzione, no? Del resto, anche nella vecchia tradizione letteraria, cioè gli spettatori che salgono sul palcoscenico nel Don Chisciotte per fermare l'attore che sta per uccidere
l'altra, l'attrice, sono un'invenzione letteraria che evidentemente va a colpire solo delle situazioni molto, molto estreme. Di fatto, quando può accadere questo? Beh, tipicamente può accadere che io non sappia, non abbia questa consapevolezza di fondo, che è una consapevolezza di fondo, naturalmente, può tranquillamente essere, questa sì, messa fra parentesi, nel senso che non ci penso. Non ci penso, ma lo so, perché altrimenti le mie reazioni sarebbero di tipo diverso. È evidente che ci sono delle reazioni di tipo somatico che sono indotte in modo semiautomatico, e quindi la pelle d'oca, l'aumento del battito cardiaco, è ovvio che queste cose ci sono, però c'è anche la consapevolezza che il mostro non uscirà dallo schermo, altrimenti mi comporterei in modo diverso, evidentemente. Questo oppure tipicamente può accadere questa diminuzione e questa mancanza, diminuzione di consapevolezza nel caso, per esempio, di spettatori molto piccoli, bambini molto piccoli, anche se la capacità di distinguere fra ciò che è finto e ciò che è reale, insomma, tutto sommato mi sembra che maturi abbastanza presto nel bambino. Oppure in persone che si trovano in una situazione psicologica fragile, no? Quindi certamente io credo che questa ci sia il contrario di quello che pensava Coleridge, cioè non c'è la sospensione dell'incredulità. L'incredulità c'è sempre, ma è una consapevolezza di sfondo che non mi impedisce di, per esempio, avere delle reazioni di paura o delle reazioni di disgusto, no? Però sapendo che c'è una in qualche angolo della mente c'è questa consapevolezza. Beh, il discorso Carne Arena però è curioso impostarlo così, cioè certo che Carne Arena non è che uno viene preso per strada improvvisamente, viene buttato dentro l'installazione di Iñárritu e quindi pensa che sia vero e non c'è il framing, è chiaro, e questo è anzi l'elemento su cui io baso questa idea molto, molto superficiale e crede, devo dire, anche un po' offensiva, che basti mettere i piedi nella sabbia per capire che cosa prova un migrante. Nel libro faccio un esempio molto chiaro. Pensate se la stessa cosa venisse fatta per un campo di sterminio nazista. Vi costruisco un oggetto in cui voi provate le emozioni o le sensazioni di una vittima dei lager nazisti. Probabilmente noi riterremmo questa cosa urtante, irritante, dissacrante. Non capisco perché farlo nei confronti dei migranti diventi invece una cosa apprezzabile. L'effetto framing che lei dice certamente c'è, e in un certo senso è anche la spia della, come dire, della esilità dell'esperienza emotiva che viene fatta, perché evidentemente nell'installazione di Iñárritu c'è tutta una voglia di risarcire quegli elementi, per esempio cognitivi, sapere qualcosa di questi migranti. In realtà quello che io so dei migranti, a parte che lo so probabilmente da altre fonti, ma lì lo so appunto dai filmati, dalle fotografie, dagli oggetti, cioè è come se da un lato si dicesse ti faccio provare che cos'è essere un migrante, dall'altro però si dicesse però poi te lo devo anche spiegare, ti devo anche dare delle immagini, delle cose, perché se no tu esci da qua e ti sembra di essere stata a Luna Park, perché questo è il rischio, no? Cioè se io non ho un elemento cognitivo che mi permetta di capire qualcosa, alla fine potrebbe diventare un'esperienza analoga a quella di un'illusione di altro tipo, o di una realtà virtuale di puro intrattenimento, no? Quindi credo che lei abbia ragione, cioè è chiaro che ci sono tutti questi effetti framing, ma sono degli effetti in un certo senso opposti allo spirito dell'installazione e alla sua funzionalità.
Cioè è un po' come dire che certamente tutti gli atti che compio per assistere a un film mi ricordano che si tratta di una finzione, non di qualcosa che sta realmente accadendo davanti ai miei occhi. Certo, però appunto tutto questo fa parte di quel contorno di informazioni che costituisce poi il presupposto dell'effetto di framing. Grazie mille, sì, questo qui è veramente questo tema, anche diceva, so che fra 10 minuti è tutto finito, è veramente un tema che ci sta mettendo un po' di ansia ad alcuni di noi almeno, Federica. Vabbè, comunque, se vedo bene, perché vi siete un po' divisi tra mano alzata e chat, adesso c'è il professor Casetti, prego. Non pensavo di essere primo. Allora, grazie veramente di una straordinaria rassegna. Una domanda con due facce sul quadro. Primo, non pensa che il ritorno delle emozioni è un effetto di un turn molto più radicale, di un cambio molto più radicale, che è quello del passaggio dall'opera al dispositivo. Un passaggio che mi fa pensare che, tra l'altro, diciamo, la passione testuale è stata una parentesi dentro il discorso estetico e dentro il discorso culturale. Secondo, se è vero che la storia si fa sempre dal presente, quando, io non sono particolarmente specializzato in emozioni, ho lavorato su questo ricostruendo con un lavoro d'archivio la fantasmagoria, che è stato un primo spettacolo moderno interessante. Ma se si guarda il passato dal punto di vista del presente, devo dire che questa svolta emozionale o verso il dispositivo è legata a una svolta dell'arte. Se uno va a Documenta o alla Biennale di Venezia o analizza in qualche modo i dispositivi, compreso i loro effetti, oppure proprio non ci azzecca per niente. Cosa che, di nuovo, a me fa venire in mente che si tratta più di un ritorno che di una svolta, un ritorno dell'estetica all'attenzione per i dispositivi. Grazie. Sì, no, grazie a lei per questa domanda. In un certo senso, conoscendo le cose che ha scritto il professor Casetti, me l'aspettavo. Sì, indubbiamente è vero questo, cioè questo emotional turn è connesso anche a modalità di fruizione diversa rispetto allo spettacolo cinematografico classico. Credo che non ci siano dubbi rispetto a questo. Penso ai film girati coi selfie, penso ai film girati su immagini di computer. È chiaro che qui c'è ci sono i presupposti per questo ritorno forte delle emozioni. Per quanto riguarda il discorso, quindi su questo sono perfettamente d'accordo, è uno degli elementi sicuramente che ha contribuito, forse non l'unico, però certamente uno degli elementi che ha contribuito fortemente a questo. Evidentemente, se vediamo le cose dal punto di vista del film, dell'immagine in movimento, questo è molto più chiaro che se pensiamo, per esempio, a quello che è accaduto nel caso della pittura o di arti figurative tradizionali. Però qui veniamo al secondo aspetto. Ha ragione Casetti, cioè non c'è dubbio che moltissima parte dell'arte contemporanea si giudica dagli effetti, ma io non sto dicendo che gli effetti emotivi non siano importanti. In fondo lo abbiamo sempre saputo in estetica che le emozioni sono importanti in arte. Quello con cui io ho polemizzato nel libro è un certo modo di intendere queste emozioni, è il modo che porta a privilegiare una gamma molto limitata di emozioni che non tiene in conto tutta una quantità enorme di
effetti emozionali che non si producono con quegli strumenti, ma che richiedono delle mediazioni cognitive. Questo è il mio argomento. E proprio il riferimento, lei ha fatto riferimento alle biennali, però in questo tipo di arte è vero che c'è un elemento di effetto molto forte, però spesso c'è anche un elemento documentale molto forte, cioè c'è anche una volontà molto forte di testimoniare, di render conto di certe situazioni sociali, politiche. Spesso c'è un, insomma, spesso si dice che molte di queste opere sembrano più reportage giornalistici o fatti naturalmente con mezzi diversi che opere d'arte tradizionali. Quindi indubbiamente è vero che c'è un elemento, che c'è una ricerca di effetti, su questo non c'è dubbio, né io ritengo di azzerare il discorso sugli effetti anche emotivi dell'arte, che sarebbe abbastanza azzardato visto che se ne parla da Aristotele in poi, ma noto che questi discorsi teorici che io ho cercato di discutere rappresentano un modo molto segnato di render conto di questi aspetti. Comunque accolgo la sua proposta, perché a volte mi viene da pensare se tutta la grande parentesi novecentesca del formalismo, dello strutturalismo, della semiotica, non fra magari 100 anni la leggeremo come una parentesi tra gli studi positivistici sull'arte e gli studi neurofisiologici sull'arte, che forse diventeranno il futuro. Vedo che Michele Cometa ride, perché naturalmente questa ipotesi gli arride in modo particolare. Però questo è sono d'accordo con lei, cioè probabilmente potrebbe anche succedere, cioè in fondo per questo io sono partito da una constatazione personale, perché per chi è nato come me, nato agli studi, diciamo, in questo ambiente dove guai a parlare di emozione, guai a parlare di fisicità, no? Vedere quello che sta succedendo adesso è in effetti abbastanza sorprendente, ma lei mi dirà che è il frutto di cambiamenti altrettanto sorprendenti che sono avvenuti nel campo dei mezzi di produzione e trasmissione delle immagini, che è probabilmente anche vero. Grazie. Ecco, la lanciata, quindi passerei subito la palla alla seconda mano alzata, che è quella del professor Cometa. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Ci rivediamo tra l'altro qui dopo un incontro per Next con alcuni dei colleghi. Dunque, io mi limiterò veramente a poche battute, perché una cosa in particolare mi preme: il libro di Paolo merita un intero seminario, io l'ho promesso e lo realizzerò, nel senso che bisognerà discutere a lungo di ogni singolo tassello di questo libro, che comunque pone questioni per le quali in alcuni casi chi ha tentato, come il sottoscritto, di avventurarsi nei territori delle neuroscienze, delle scienze cognitive, non resta che dire touché, hai ragione, basta, chiudiamo lì, mi hai fregato. In realtà non ci sono due modi per fregare questo discorso. Uno è quello appunto di Paolo, che devo dire è stato molto cortese, soprattutto perché io appunto facendo il letterato mi sono nascosto nelle pieghe di una nota. E poi c'è quello invece che avrete notato tutti, su cui insisto molto, che è quello di Walter City, che nell'ultimo libro, Contro l'impegno, invece proprio ci fa fuori in tre battute. Ovviamente parla da letterato e quindi se la prende con me, con Casadei e con quelli che fantasticano una biologia della letteratura, e chiude il discorso. E allora a queste cose si può rispondere innanzitutto con, appunto, dicendo sì, hai ragione su molti punti, oggi ne hai evidenziati alcuni eclatanti e va bene, però quindi si può rispondere anche in maniera polemica. Allora, do tre risposte polemiche, invece poi una risposta che c'è, cioè una domanda che vorrei invece porre seriamente. Allora, la prima è che ho la sensazione che fai, purtroppo fai, mi permetto ovviamente, visto la nostra ormai
con la data amicizia, dire, fai diciamo l'errore anche tu di buttare il bambino con l'acqua sporca, perché è vero, non c'è dubbio, alcuni di questi interpreti, diciamo, di origine neuroscientifica, cognitivista, eccetera, non si rendono conto di maneggiare materiali storici, si dimenticano una serie di cose fondamentali per la storia dell'arte. Oggi le fatti vedere, basterebbe la differenza cattolico-protestante per fare saltare tutte le semplificazioni che spesso si fanno. E quindi che facciano degli errori, appunto, diciamo di questo tipo, che buttino a mare, per esempio, la storia come se niente fosse, fuori discussione. Non vorrei però che, mettendosi in una posizione come la tua, emergesse, diciamo, anche lì un modo di fare fuori troppo facilmente alcune cose, perché il problema delle emozioni, lo dico adesso in maniera molto banale, comunque sia, circola nel discorso estetico di sempre. Tu stesso, e non poteva che essere così, perché sei un grande storico dell'estetica, sei andato a ripescare anche testi piuttosto difficili da focalizzare, in cui appunto emergeva il discorso delle emozioni, ma quello che ti contesterei è che non vorrei che si facesse lo stesso errore di pensare che poi però le emozioni sono soltanto quelle che tutti intendiamo. I neuroscienziati la pensano in maniera un po' diversa, forse bisogna comunque approfondire. Faccio l'esempio più eclatante per noi, ecco, Friedberg. È vero, ha fatto queste semplificazioni, si è attirato anche un'enorme polemica, però per esempio Friedberg sta lavorando sul tema della inibizione di alcuni processi che è possibile che avvengano e sono, diciamo, hanno a che fare molto con l'estetica nella corteccia prefrontale. Quindi forse bisognerebbe, ecco, forse stare attenti a non fare appunto lo stesso, diciamo, lo stesso errore. Capisco ovviamente il ductus polemico che tu hai dovuto mantenere, però stiamo attenti perché non è tutto così semplice. Prima questione polemica, seconda questione polemica, te lo dico perché ovviamente ho riletto il tuo libro 10 volte, quindi diciamo ci ho lavorato molto e so benissimo. Diciamo, ecco, per esempio, cosa succede quando tu fai questo capitolo straordinario sulla catarsi? L'ultimo capitolo del libro è sulla catarsi, che è chiaramente uno degli oggetti del contendere. E peraltro, appunto, al solito, con la tua, diciamo, conoscenza della storia dell'estetica, tiri fuori dei testi straordinari e fai notare che non sono tutti matti quelli che pensano a un'interpretazione, per esempio, medica della catarsi, e citi non a caso Bernays, il suocero di Freud, eccetera, eccetera. E ecco, tiri fuori però anche degli argomenti che secondo me sono gli argomenti che poi portano ovviamente a chi si occupa di emozioni. E quando tu per esempio alla fine del libro dici guardate che anche Foucault parlava di indebolimento delle emozioni nel momento in cui vengono infilate in un'esperienza estetica, vogliamo pensarlo questo indebolimento, che significa fino in fondo? E probabilmente per esempio nozioni come inibizione, come quelli che purtroppo non ha mai tirato fuori, perché Friedberg ha scritto un intero libro sul tema delle inibizioni, poi per molti motivi non è mai riuscito a pubblicarlo, però appunto sono proprio questi effetti di indebolimento che gli psicologi, appunto, non a caso due citi Folke, il tavolo usano. Ultima questione polemica, io credo che emerga ed è persa anche stasera, quando parlavi dei nazisti e dei migranti, emerge, un po' ci giochi ovviamente, una sorta di atteggiamento moralistico nei confronti, cioè di riflessione, diciamo, di tipo moralistico nei confronti di queste problematiche, e cioè il fatto, per esempio, quando dici guardate che questi sono gli argomenti che in l'emozione, il coinvolgimento, l'illusione, le retoriche, eccetera, sono i classici argomenti dei nemici dell'arte, come diceva da Platone. E quindi io, francamente, così concludi, se intendo bene il tuo libro, francamente mi preoccupo un pochettino, perché in realtà questi argomenti sono proprio gli argomenti che i nemici dell'arte hanno sempre tirato fuori. Anche qui, questa, diciamo, deriva moralistica mi preoccupa, anche perché non è più in linea col tuo invece disincantato, come si dice, ragionamento di tipo estetologico. Chiusa la parte polemica, sulla quale però vorrei poi discutere con te, lo faremo sicuramente in una sede più opportuna, andiamo a un problema molto tecnico, e cioè, per esempio, tu dici giustamente, guardate che questa liberated
embedded simulation è un errore, diciamo, fatale nel pensiero di Gallese, perché sembra proprio che la simulazione liberata, incarnata, sia esattamente l'opposto dell'embodiment, di quello che abbiamo, che proprio Gallese ha peraltro insieme a molti altri tirato fuori. E, tra l'altro, non ci sono prove per l'embodiment, tra virgolette ovviamente, ma Gallese stesso dice: io non riesco neanche a immaginare che tipo di esperienze si possono fare, possono fare per dimostrare l'esistenza di una liberazione, appunto di una simulazione liberata. Quindi è lui stesso consapevole, diciamo, dei limiti di questa, diciamo, seconda. Non riesce neanche a immaginare che cosa si può fare. E io penso però che qui, e qui vengo e mi metto invece accanto a te, viene fuori invece un atteggiamento che noi dovremmo coltivare, noi intendo storicisti in questo caso, e cioè io per esempio mi sono reso conto che più Gallese e anche Anna Wojcicki ed altri parlavano appunto di categorie come la simulazione liberata, più utilizzavano, e tu l'hai detto con molta chiarezza, utilizzavano in fondo le cose vecchie come il cucco. Quella che io trovo più pertinente, non penso al disinteresse, non penso a queste, diciamo, questi scenari settecenteschi, penso molto più banalmente al fatto che una teoria dell'esonero, appunto tu hai citato Lent Last non a caso, come quella prodotta da Galen e da tutto un mondo che poi si espande verso Plessner, verso Bloom, eccetera, ci possa aiutare a comprendere questo fenomeno ipotizzato e non dimostrato sperimentalmente da Gallese e eventuali suoi collaboratori. Allora, qui mi pongo la questione, forse dobbiamo un po' uscire da questo loop che è quello che appunto chi parla di emozioni o chi parla di neuroscienze prende tutte queste strade sbagliate, perché in realtà ho la netta sensazione che abbiamo parlato un lessico biopoetico, sì, dall'inizio, vi parlo ovviamente delle cose che conosco, cioè la letteratura, si fa per dire, abbiamo utilizzato spesso e volentieri nella storia, diciamo, dell'estetica un lessico biopoetico, perché non c'è dubbio che sai benissimo che all'inizio della poetica Aristotele dice l'uomo è un animale che imita, lo fa fin da quando era piccolino, il che significa che si occupa sia a livello ontogenetico che a livello filogenetico, e che questa imitazione gli dà pure piacere con tutti gli annessi e i connessi. E, io qui tengo, come si dice, come punto di riferimento proprio l'amico di Francesco Casetti, Gary Tomlinson, che in una delle nostre conversazioni favorite appunto dall'ospitalità di Casetti mi disse cioè, qui tanto non è il problema quello che noi possiamo imparare dai neuroscienziati o dai cognitivisti, forse il problema è quello che noi possiamo dare ai neuroscienziati e ai cognitivisti. Allora, se noi ci mettiamo in questa ottica, ovviamente questo noi era riferito nel caso suo all'estetica della musica, nel caso mio alla letteratura, nel caso tuo all'estetica, diciamo, come disciplina. Io non trovo niente di strano che alcune categorie storiche, come quella appunto dell'esonero, siano penetrate nel discorso neuroscientifico e cerchino adesso, stiano cercando in alcuni casi, ma in altri casi invece sono assolutamente determinati. Tutto il ragionamento sull'empatia che ha fatto Pinotti, dal punto di vista appunto storico, non mi pare che sconfessi la necessità che questo dialogo venga fatto anche lì dove probabilmente siamo noi ad aiutare i neuroscienziati e non viceversa. Se si esce da questo, diciamo, loop un po' nevrotico, secondo me si possono fare dei passi avanti, anche perché, diciamo, tutto si può sostenere tranne che noi non proviamo emozioni durante un'esperienza estetica. Allora, quando tu ci dici, signori, impariamo a distinguere le emozioni estetiche dalle emozioni reali, ti posso anche seguire, e però questo comporta un approfondimento delle emozioni, diciamo, comuni, tra virgolette, e le emozioni. Per esempio, questa distinzione che tu fai e che hai fatto all'inizio tra emozioni di base e emozioni complesse, ecco, non è detto che da un punto di vista dell'euroscienziato o dello specialista delle emozioni sia facilmente, diciamo, sostenibile. Anche lì un passo in più verso una reciproca conoscenza potrebbe
uscendo dal complesso di inferiorità, però, cioè non è detto che Forkelt non avesse più ragione adesso di Gallese, o nel caso specifico io ho provato a dimostrare che Gallese, quando parla di liberazione, di simulazione liberata, e praticamente non fa altro che utilizzare il tema della distanza, così come lo utilizzava Galen, o lo utilizzava Warburg, senza andare tanto lontano, diciamo. Allora, capisco tutto l'atteggiamento di metterci in guardia, però voglio capire fino in fondo adesso se questa, diciamo, consilience per te è ipotizzabile e in che misura è ipotizzabile, perché se no facciamo appunto un gravissimo errore, che è quello di chiudere una porta che secondo me deve rimanere aperta invece. Sì, una lunghezza, domanda, però. Scusi, prima di rispondere, abbiamo anche tre interventi in chat già prenotati, per cui se riusciamo a tenerne conto. Sì, grazie. Accendo un attimo la luce, se no sono nel buio più totale. Sì, è un po' scomparso nella penombra. Ecco. Allora, dunque, Michele, io intanto ti ringrazio perché indubbiamente sollevi dei problemi assolutamente importanti. Vorrei dire una cosa: io ho dato al libro un taglio polemico, perché, insomma, diciamo la verità, bisogna anche polemizzare, se no non si va mai avanti. Cioè, però, uno, vorrei dire proprio in modo molto rapido, in modo da consentire gli altri interventi. Io non dico mai che le emozioni non sono importanti in arte, anzi, dico sempre che questo è una di quelle cose che giustamente sono tornate in auge dopo un periodo in cui erano state troppo marginalizzate. Quindi sul discorso indebolimento, questo è il punto centrale, cioè io cito Folkelt, ma cito anche autori che ti dovrebbe far piacere, Edward von Hartmann, Lips, eccetera. Perché? Perché effettivamente c'è una... il punto che a me sta a cuore è questo, cioè io non parlo di emozioni reali, emozioni non reali, perché tutte le emozioni sono reali, le emozioni vissute nell'arte sono realissime. Il problema è... fenomenologicamente, lasciamo perdere neurologicamente, fenomenologicamente le viviamo nello stesso modo delle emozioni nella vita quotidiana? Questo è il punto. Allora, concetti come l'indebolimento, il framing, il decoupling, l'entlastung, eccetera, vanno esattamente in questo senso. Quindi hai perfettamente ragione, è lì il punto, cioè perché partire dall'idea che vivere un'emozione nella vita reale, vivere un'emozione leggendo un romanzo, guardando un quadro, è la stessa cosa, francamente mi sembra farla troppo semplice. Sul discorso dei nemici dell'arte ti do ragione, nel senso che è chiaro che quello è un esempio polemico. Io in parte funziona, perché effettivamente è vero che spesso i nemici della commedia, che cosa dicevano contro la commedia? Che eccitava delle emozioni uguali a quelle della vita quotidiana. Rousseau che dice dell'amore? Dice guai, perché l'amore che si vive a teatro è lo stesso che si vive nella vita reale. Quindi invece di mettervi in guardia nei confronti dei pericoli dell'amore, vi incoraggiano a provarlo. Quindi è un argomento, riconosco, retorico, però ha la sua ha il suo peso, però riconosco che è un argomento essenzialmente polemico. Io credo che l'atteggiamento da prendere nei confronti degli studi di natura appunto neuroestetica, eccetera, sia un atteggiamento di non di chiusura. Mi pare di aver dimostrato che io li ho letti questi signori, non è che, non, che li critico a prescindere. Ci sono anche molte cose interessanti, indubbiamente, a cominciare dal porre il problema delle emozioni in arte. Riconosco quello che dici, cioè è proprio così, cioè la Liberated Embodied Simulation non è qualcosa che si può testare in laboratorio, ma forse proprio questo ci dovrebbe creare
far venire in mente qualche problema. Cioè, allora, perché non si può testare? Per ora, poi, però, è questo. Quindi vorrei chiarire che io il bambino non lo volevo buttare via, volevo però vedere bene l'acqua in cui nuota. Ecco, questo, mettiamola così, va bene? Grazie, grazie. Grazie. Grazie, allora abbiamo ancora qualche minuto, io farei uno strappo alle procedure solite raccogliendo nell'ordine le domande di sì. Andrea Pinotti, di Chiara Cappelletto, Giancarlo Grossi. Grazie Paolo, vado subito al dunque, grazie molte. Innanzitutto mi dai il destro per dire una cosa che spesso è fraintesa. Tu dirigi un progetto, un gruppo di ricerca che si occupa di immersività, di trasparenza del medium, di presenza, e quindi ci credi e sei paladino di queste cose. Noi in realtà stiamo facendo cose simili a quelle che hai fatto tu, nella misura in cui ci interessa una critica nel senso dei limiti e delle potenzialità, e anche una critica dell'ideologia e delle retoriche che si accompagnano a questi processi di deframing, di scorniciamento, di trasparenza del medium, eccetera. Detto questo, ho parlato anch'io in recenti conversazioni con Vittorio Gallese, con David Friedberg, dicendo loro che avvertivo un tono recente kantiano assunto dal... Tu hai detto è anche peggio di Kant, ma io mi limitavo a Kant tanto nella componente liberata di Gallese quanto nella componente inibitoria che ha raccontato adesso Michele nel suo intervento. E mi sembrerebbe un Kant, come dire, un po' in salsa Warburg, quando Warburg dice dell'immagine tu vivi ma non mi fai niente. E in fondo forse abbiamo anche sofferto di una certa caricaturizzazione del disinteresse kantiano, perché se vai a leggere il testo come che tu stesso peraltro hai curato, è un disinteresse nei confronti dell'esistenza dell'oggetto, e quindi è la messa in immagine che corrisponde al disinteresse. E quindi forse sarebbe anche il caso di ritornare a una lettura di quel paragrafo liberata da certe caricature su cui grava una certa immagine della contemplazione estetica. Forse anche Benjamin è stato responsabile di questa idea auratica borghese, di questo tipo di spectatorship. Qui adesso ci sarebbe da fare un altro incontro sul tuo libro, ma visto che Michele l'ha annunciato, perché a te non va neanche bene una certa teoria del gioco? Ci sono pagine molto polemiche sugli analitici e i sentimentali, come li chiami tu, no? E quindi, niente, la butto lì, ma se, non è neanche una domanda, è un auspicio che si possa tornare a parlare su questi temi, perché è anche una riformulazione della questione del libero gioco e di quello che diventa il libero gioco, magari nello stesso Warburg, perché diventa qualcosa di molto più biologico, di molto più fisiologico. Niente, non è neanche una domanda, è semplicemente una serie di pensieri aperti che spero potremo riprendere. Bene. Stile zoom in. Chiara? Sì, ha ragione. Cercherò di essere ringraziato nella fase molto, molto veloce. Allora, io sposo in toto l'idea che almeno fino a poco fa Friedberg avesse un progetto ideologico in buona sostanza nella sua difesa dell'empatia per come lui l'ha portata avanti con Gallese. E sicuramente la quasi totalità degli studi di neuroscienze sulle emozioni sollecitate dalle opere d'arte in realtà è profondamente disinteressata all'idea di arte e dichiara che l'arte è un'occasione non molto diversa dal cibo, il sesso, il denaro, insomma, cosa che abbiamo letto da ormai tanto tempo. Però a me pare che, come dire, nel momento in cui si critichi questa posizione, lo dico volgarmente, riduzionista, si crede un po' troppo a quello che in fondo queste posizioni non dicono, o comunque non è, come dire, che a noi non è utile pensare che dicano, diciamo così.
Cioè l'intensità emotiva su cui questi approcci si insistono non è un episodio emotivo, no? Cioè non è un tempo chiuso in cui si gioca tutta l'opera d'arte che vale solo perché per un istante io ho paura, ho orrore, oppure ho gioia, ho godimento. Non solo perché, appunto, si diceva prima, tutta la logica del dispositivo, la logica dell'emersione, eccetera, ma perché secondo me è così, ma su questo è la mia domanda, si costringe un atteggiamento, vogliamo dire materialista, vogliamo dire iperestesiologico all'opera, come se fosse un sistema di input-output, cioè puramente reattivo. E invece sulla durata lunga, anche estremamente incarnata, materiale, immersiva, di un'opera d'arte, ci sono molti livelli, secondo me, di contraddizione interna voluta, di critica voluta che l'opera d'arte mette in gioco. Dico un esempio solo perché è più recente per me. Ieri sera sono stata a un'ora di immagini stroboscopiche del Terzo Reich di Castellucci. Sì, certo, disturbante, immersiva, tutto lo vediamo, ma al contempo molto fredda, molto critica. Cioè ho l'impressione che si accetti, per molte ragioni, un'idea di opera emotiva che alla fine non è quello che l'opera fa o è pensata per fare. Non so se nella mia sintesi parlo. Sì, no, è chiarissimo. Giancarlo, prego. Sì, grazie professore, arrivo subito al dunque. La mia domanda è se siamo sicuri che ciò che passa attraverso l'immediatezza della fisiologia sia escluso dall'esperienza estetica. Nel senso, non è questa una forma di svalutazione del corpo? Ad esempio pensavo, che cos'è il cinema di Eisenstein se non un grandissimo progetto di tirannia dell'emozione? Grazie. Bene, ci sono altre domande? No. No. Bene, allora cerco di rispondere rapidamente perché mi pare che abbiamo 5 minuti. In attesa del bis a Michele Cometa. Sì, 5 minuti abbiamo. 5 minuti. No, allora, io torno a dire, non vorrei che sulla base del titolo il mio discorso sia preso come un discorso contro la funzione emotiva dell'arte. Non è questo, cioè io discuto alcuni modi di interpretare la diciamo così gli effetti, diciamo alla buona, gli effetti emotivi dell'arte. Io rispondo innanzitutto ad Andrea, conosco alcune delle cose che hai scritto sull'immersività, quindi so che non è una adesione a critica al concetto di immersività, anzi nelle cose che dici sull'aniconismo dici delle cose che in cui mi ritrovo perfettamente. Chiaramente quel sono peggio di Kant era una battuta, perché insomma essere peggio di Kant non è poi un insulto, anzi forse peggio nel senso di essere oltre Kant, e vuol dire, e tu hai ragione, cioè naturalmente, ma questo per esempio l'ha detto Heidegger, lo hanno detto in tanti, hanno scambiato una visione contemplativista del disinteresse, che è essenzialmente quella di Schopenhauer, per la posizione kantiana. Il disinteresse di Kant è qualcosa di piuttosto diverso dalla vulgata dalla vulgata di Nietzsche che l'artista sessuato guarda disinteressatamente le sue modelle, no? E quindi assolutamente d'accordo con te. Anche sull'intervento di Chiara Cappelletto sono d'accordo, ovviamente, cioè è chiaro che ci sono tanti livelli ed è chiaro che questi livelli di diciamo così di emotività ed intensità emotiva sono assolutamente fanno parte della fisiologia dell'opera d'arte, chiaramente. È vero anche, probabilmente, io mi fido di voi, nel senso, l'ha detto sia Michele sia tu, cioè è probabile che
che gli ultimi studi di Friedberg vadano in questa direzione, così come indubbiamente gli studi, alcuni studi recenti di Gallese vanno nella direzione di una, di una, come dire, diciamo maggiore interesse per questi elementi di distanziamento, di messa, diciamo messa in parentesi, come, che riscattano un po' quello che è stato, mi pare giustamente definito, un certo ideologismo dei, dei primi scritti, che forse anche quella aveva una funzione polemica molto chiara. Per quanto riguarda l'osservazione di Grossi, io non dico che non ci siano questi elementi fisiologici, del resto, e qui Cometa sarà contento, guardate che Aristotele nella Poetica dice che la tragedia fa venire i brividi nella schiena, cioè non è che non sapesse che ci sono questi elementi fisiologici, del resto è vero, lo sappiamo tutti, cioè al cinema si drizzano i peli delle braccia, si aumenta il ritmo cardiaco, per carità, cioè tutto questo nessuno si sogna di negarlo, così come nessuno si sogna di negare che ci siano degli effetti di paura, per esempio, che sono dei processi e che quindi si possono creare. Il problema è non fare di questi processi l'alfa e l'omega delle emozioni in arte, perché questo significa in fondo limitarsi a degli effetti molto, molto standard. Ecco, non è chiaro che si può far paura in molti modi, non è che nessuno, ed è chiaro che questa paura ha una base fisiologica. Io questo non lo contesto affatto, contesto che questo tipo di fenomeni venga assunto come il diciamo così, il concetto cardine per spiegare l'emotività di certi processi. Ecco, questa è la mia idea. Per cui io, cioè, il fatto che ci siano delle reazioni fisiologiche all'opera d'arte non mi disturba affatto, cioè è qualcosa, ripeto, che sappiamo da Aristotele in poi. Il problema è capire quanto questo pesa, su quali arti pesa, in quali opere pesa, altrimenti rischiamo di non avere più una guida per interpretare i fenomeni. Ecco, tutto qua. E anche, ultimo punto, questo sì, è, nel mio libro è un po' polemico, sì, non dimentichiamo che va bene l'emozione, va bene il brivido nella schiena, però l'arte ha anche una componente cognitiva che non si può dimenticare e che spesso in certi tipi di studi viene dimenticata. Professor D'Angelo, grazie mille, grazie anche a chi c'è stato e a chi ha animato la discussione. Passo subito la parola ad Andrea per la chiusura. Grazie a tutti. Grazie. Sarà una chiusura molto breve perché altrimenti mi chiudono dentro a mia volta qui in dipartimento. Paolo, grazie davvero di cuore per questa appassionata presentazione e anche per l'appassionata discussione che ne è seguita. Ringrazio i partecipanti, vi auguro una buona serata e spero a presto. Michele, ci farai sapere se riuscirà a organizzare questo nuovo tour su Tirannia delle Emozioni. Grazie a tutti, ciao Paolo. Grazie a voi, grazie, buonasera a tutti. Arrivederci.